6 del Mondiale Motocross con il GP di Portogallo sul tracciato di Agueda. Parte la MX2 con gara 1 in cui si ripropone il duello tra i due piloti KTM, Jeffrey Herlings e Ken Roczen. Prime fasi di gara molto concitate con la caduta di Arnaud Tonus in mezzo al gruppo. Scatta davanti Jeffrey Herlings nelle retrovie, vediamo la battaglia per il secondo posto fra Max Anstey e Nicolas Uben, il pilota della KTM alla peggio, cerca di recuperare qualche posizione Ken Roczen che non era scattato benissimo al via, supera Tommy Searle e si porta in zona Herlings. Vediamo sopravanzare anche Zach Osborne con la Yamaha Cosworth. Vola Ken Roczen sugli ostacoli del Gran Premio di Portogallo, intanto cade Gauthier Poulain dopo un contatto proprio con il pilota americano Zach Osborne, e Roczen arriva a sopravanzare anche lui Max Anstey, si mette all'inseguimento del compagno di squadra Jeffrey Herlings. Fasi concitate della gara in cui Tommy Searle sbaglia e vediamo la rete verde che delimita il tracciato andare a infilarsi nella sua ruota posteriore. Non c'è più niente da fare per il pilota inglese che si dovrà ritirare, ma davanti è battaglia serrata fra Ken Roczen e Jeffrey Herlings per la prima posizione. Ken Roczen passa e va a vincere gara 1, un ulteriore successo per il pilota tedesco, sempre più protagonista di questo mondiale. Si scatta con la prima mancia anche dell'MX1, vediamo chi è il più veloce alla prima curva, dovrebbe essere il russo Evgeny Bobrishev, sopravanzato però immediatamente dal pilota Suzuki Clément Desal. Tony Cairoli parte non benissimo, intorno alla quarta quinta posizione dovrà recuperare, cade nelle prime fasi il belga Steve Ramon, anche per lui un gran premio in salita. Tony Cairoli in posta in ritmo, inizia la rimonta, lo vediamo ai ferri corti con Bobrishev, davanti però Clément Desal fa l'andatura, seguito a stretto contatto da Steven Frossard. Cairoli ancora alle prese con Bobrishev, che vediamo infilare con questo sorpasso felino a cui Tony Cairoli ci ha abituato. Attenzione, caduta per David Philippe-Aerts, sfortunatissimo protagonista, che viene anche investito da Kevin Tribos. Un ritiro per David in questa gara 1, sfortunatissimo ancora una volta dopo un Gran Premio di Francia andato storto. Nelle retrovie Cairoli continua la sua rimonta e passa in seconda posizione andando a superare Steven Frossard, si mette alla caccia di Clément Desal e proprio sul finale lo raggiunge, ma non riesce a trovare il guizzo vincente per sopravanzarlo, e sul traguardo Desal vince gara 1 portandosi dietro un Tony Cairoli davvero vicino. Siamo con le immagini ancora sulla MX2 con la manche finale, questa volta è Ken Roczen a scattare in testa davanti a Jeffrey Herlings a imporre il suo ritmo. Nelle retrovie vediamo il consueto via vai di sorpassi, questo è Poulain che supera Charlier, questo è il momentaccio della seconda manche in cui Ken Roczen tira una mina paurosa e sarà costretto a ritirarsi. Primo zero in campionato per lui, ne approfitta giustamente il compagno di squadra Jeffrey Herlings che si trova al comando, e con il rivale fuori sono tanti punti da recuperare. Ancora sfida fra Poulain Gauthier e Zach Osborne, questa volta Gauthier resta in testa, resta in piedi e mantiene la posizione, intanto Herlings sbaglia come aveva fatto in Francia e lascia strada a Tommy Searle che proprio come nel Gran Premio francese va a vincere gara 2 e si rifà della sfortunatissima gara 1. Il Gran Premio e tabella rossa però passano nelle mani dell'olandese Jeffrey Herlings, che vediamo fa anche segno sul salto, che è lui il nuovo leader del mondiale. Manche di chiusura anche per la MX1, scatta al comando ancora una onda, questa volta è quella del pilota di casa Rui Goncalves, che davanti al suo pubblico si esalta e mette in scena una grandissima sfida con il compagno di squadra Bobrishev. Fuori Max Nagel, anche per lui una brutta botta per il campionato, vediamo la sua KTM rovinata, non riuscirà più a riprendere il via. Desal però minaccioso subito in queste prime fasi, forza l'andatura su Bobrishev e passa in seconda posizione, mette nel mirino Goncalves e infatti pochi giri dopo Desal conquista la prima posizione. Tony Cairoli ancora una volta alle prese con una partenza non felicissima, dovrà recuperare qualche posizione Tonino. Vediamo Desal passare all'esterno addirittura il portoghese Goncalves, a cui va il merito comunque di aver comandato la gara per diversi giri. Vediamo la rimonta furibonda di Cairoli, ancora una volta deve cercare di sopravanzare il pilota della Suzuki Desal per cercare di guadagnare qualche punto in campionato. Come nella prima manche tenta il recupero ma non riesce, Desal vince con una doppietta il Gran Premio del Portogallo. Tony Cairoli limita i danni con due seconde posizioni. We'll be right back.